Quando io ho studiato alla facoltà di medicina, mi hanno insegnato quello che forse hanno insegnato anche a voi. Una volta che hai contratto il diabete, lo avrai per sempre il diabete. Qui abbiamo un uomo che era lì, nel mio ambulatorio, non prendeva più farmaci e aveva risultati del sangue normali. Cosa faccio? Gli dico che non ha più il diabete? Col passare del tempo abbiamo riscontrato casi sempre maggiori di situazioni analoghe, persone che non avevano più il diabete, e quindi ci siamo resi conto che il diabete invece può essere una strada che ha un ritorno. Il diabete non è primariamente una patologia genetica, di origine genetica. Quello che vediamo andare di generazione in generazione nelle famiglie sono abitudini alimentari più che questioni genetiche. Ma che cosa è successo in 150 anni? Che ha fatto sì che una patologia che c'è sempre stata, perché c'era anche all'epoca degli egiziani, ma era una roba come il cancro, rarissima. Che cosa è successo che l'ha portata a diventare una delle pandemie più diffuse nel pianeta? Sono entrate delle sostanze innaturali? C'è qualche problema? Ma in alto, non nel pancreas. Il problema è tornare a un'alimentazione umana. L'alimentazione umana, guardare i nostri nonni e bisnonni, che cosa mangiavano questi? Come si nutrivano? Quella è la vera dieta mediterranea. Tirare su le maniche e decidere di cambiare davvero, di prendere in mano la propria vita e fare questo percorso, che non vuol dire sacrificio, ma vuol dire la vera etimologia di questo termine: sacrum facere, rendere sacra la propria vita. E anche il nutrimento, il preparare il cibo che ci deve dare l'energia per poterci sostenere, non è e non può continuare ad essere considerata una perdita di tempo tra le cose che ho fatto e le cose importantissime che dovrò ancora fare. Dobbiamo ritornare a considerare il momento del nutrimento come il principale momento della giornata, della nostra salute. Ebbene, io spero che questa storia possiamo modificarla, cambiarla, trasformarla, in modo che le famiglie possano restare sane, felici e insieme, a volersi bene il più a lungo possibile. Non vivremo per sempre, però mentre siamo vivi, viviamo al meglio delle nostre potenzialità. Grazie.